La Russia vista da vicino. Conoscere le dinamiche internazionali per comprendere gli attuali scenari e quanto si prefigge di fare la Fondazione San Benedetto nella sede di Borgo Würer attraverso gli incontri del giovedì. La Fondazione San Benedetto si occupa principalmente di formazione e educazione rivolta ai giovani, cercando in qualche modo di creare occasioni di incontro con autori e anche esperienze, diciamo, di tipo letterario, storico, per prendere coscienza sempre di più del mondo in cui viviamo, del destino dell'uomo. Ecco, cerchiamo di far prendere in seria considerazione quelle che sono le domande che animano tutti gli uomini, tutte le persone, ma in qualche modo sono cose che vengono sempre messe in un secondo, un po' nascoste, un po' tenute nell'intimismo. Invece la possibilità di incontrarsi è un modo per arricchirsi. Dopo Mario Mauro è stata la volta, giovedì 24 marzo, di Giovanna Parravicini, ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana, che da circa 30 anni vive e lavora a Mosca, dove collabora anche con la Nunziatura Apostolica. Questa conferenza è soprattutto dedicata a conoscere la Russia dall'interno. Penso che sia nell'interesse di tutti, nel desiderio di tutti, poter comprendere meglio, al di là di quello che noi vediamo succedere, che vediamo purtroppo nei telegiornali, che cosa sta succedendo nel paese, come si trova la società civile nei confronti del governo che sta portando avanti questa guerra. Cosa sta succedendo oggi è molto difficile dirlo, perché è anche molto difficile capire all'interno del paese cosa realmente succede, perché i mass media purtroppo sono in mano soltanto a istituzioni governative e quindi noi non riusciamo a sapere nient'altro. Da quello che ci dicono gli amici, le persone che conosciamo, da quello che si può leggere, si poteva leggere sui social, che stanno anche sempre più restringendosi, c'è una parte della società civile che protesta, una parte che è completamente, come si può dire, ossequiente o comunque soggiogata dalla propaganda, una parte che pensa all'emigrazione, ad andarsene, perché non vede più prospettive in un paese così.